All'evento dei 60 anni di Sapar non manca Geronimo Cardia, presidente di Acadi. Allora, questi eventi possono essere un po' il legame tra il settore e la politica, un punto d'incontro che possa poi far nascere le proposte che tanto attendono il settore del gioco, come magari il riordino generale? Certo, innanzitutto questo non è un evento qualsiasi, è l'evento di Sapar, è l'evento della filiera, che è la spina dorsale del comparto, del sistema concessorio. È un evento, credo, centrale in questo momento, che sì, lancia un segnale alla politica, le ricorda che il comparto dei giochi effettivamente esiste, è sul territorio e svolge la sua attività tutti i giorni con la serietà e con la dedizione che il ruolo gli richiede. Perché fa bene a ricordarlo? Perché noi non dimentichiamoci, siamo in un momento molto propizio, perché siamo all'inizio di una legislatura con un governo nuovo, tra l'altro siamo nei giorni della legge di bilancio in cui si parla di gettito erariale, e possiamo dirlo, la politica è bene che abbia consapevolezza del fatto che il sistema concessorio, il comparto del gioco pubblico, sta funzionando perfettamente nonostante l'ordinamento giuridico crei delle condizioni per cui si possa parlare tanto di cortocircuiti normativi, e che sono in grado anche di mettere a rischio e a repentaglio proprio il gettito erariale, che è quello di cui si occupa fondamentalmente la legge di bilancio quando ricerca le risorse per dare vita alle politiche economiche del governo. E allora in questi giorni sarebbe stato bello trovare nel NADEF, nella legge di bilancio, una idea chiara sulla volontà politica di realizzarlo, questo benedetto riordino, e che abbia come obiettivo principale quello di sistemare la questione territoriale. Anche quella è una questione, secondo noi, la principale e comunque che ha origine nel cortocircuito delle norme nazionali e regionali. Sarebbe stato interessante trovare magari qualche indicazione chiara per non solo per la concessione, le concessioni relative all'online, che sono in scadenza fra pochissimi minuti, visto che si parla del 31 dicembre, ma magari anche una visione importante per il bingo, che è in proroga dal 2014 con tutti i suoi concessionari, e che a marzo dovrà rimettersi in pista perché le proroghe delle proroghe vanno in scadenza. E sarebbe stato magari utile trovare anche qualche spunto per la concessione delle videolotterie e delle AVP, che appunto va in scadenza quest'estate. Non sono dettagli, in un momento in cui si parla di gettito erariale, sapere che fra 20 minuti si passi, no, la licenza poetica, fra 20 minuti potrebbe venir meno oltre la metà del gettito erariale riveniente dall'intero comparto. Quindi un evento come quello di oggi è importante, perché certamente ricorda alla politica che il comparto esiste e che esistono tutte le tematiche e problematiche dell'ordinamento giuridico. E chi se non la politica è in grado di sistemare queste problematiche? Ripeto, sono 5-6 punti, non sono 500 cose da sistemare. Essendo a ridosso appunto della legge di bilancio, temete che come al solito ci possa essere un ulteriore aumento di tassazione, oppure sperate che col nuovo governo, con poi una nuova filosofia, di un nuovo approccio verso il gioco, possa essere esentato per una volta il gioco da un aumento di tassazione? Ormai siamo stati abituati che in questa fase dell'anno si cerca gettito erariale. Gli strumenti per trovarlo, il gettito erariale, sistemando le cose, sono quelli di cui abbiamo parlato fino adesso: sistemare le proroghe, impostare il riordino e quindi trovare le risorse in modo ordinato e compatibile con la gestione
quotidiana delle attività relative al comparto. Ogni forma di tassazione, sia essa che colpisca direttamente il PREO o che vada a impattare sulla wind tax, ormai credo che anche la politica abbia compreso che è fondamentalmente o insostenibile da un lato o controproducente. Perché è insostenibile? Perché lo ha scritto già per il PREU, non un'associazione di categoria, non un fiscalista consulente di uno dei concessionari o dei gestori o degli operatori della filiera, ma lo ha scritto l'ufficio parlamentare del bilancio nel 2018, prima che si insediasse addirittura il governo giallo-verde, quando a maggio lanciava il monito: non aumentate le imposte, signori parlamentari, perché la stabilità del sistema concessorio è messa a rischio. Nonostante questo, dal 2018 ad oggi sono stati ulteriori aumenti di tassazione, che si sono poi sovrapposti a questa situazione, questo dettaglio della pandemia che ha visto il comparto chiuso per un periodo di tempo maggiore rispetto a tutti gli altri comparti. Un ultimo aspetto è quello sulla wind tax. È inutile pensare di aumentare la tassazione sulle vincite, lo dico, è inutile per chi ha l'obiettivo poi di reperire nuove risorse, perché l'effetto netto dell'aumento della tassazione sulle vincite è quello solo di ridurre il cosiddetto rigiocato, che è la base imponibile su cui calcolare il PREO, per cui magari si ottiene un leggero aumento di entrate nel capitolo della wind tax, ma un'importante riduzione del capitolo delle entrate per il PREU, perché la base imponibile del PREU è sul giocato, come si sa, è sul rigiocato, che verrebbe meno avendo a disposizione l'utente meno vincite da rigiocare. Perfetto, grazie mille.